del caseificio Val d'Aveto è davvero straordinario, al gusto di pesche e amaretti. Se non conoscete questi prodotti ve li consiglio vivamente, sono preparati con un procedimento trasparente e straordinario con il loro latte crudo delle valli Val d'Aveto e Trebbia. Quindi un'azienda molto legata al territorio, come propone il mio blog La mia politica in cucina. Per preparare questa torta, che è molto facile, serve lo yogurt al gusto di pesche amaretti del caseificio Val d'Aveto, delle pesche noci, 3 uova, farina, poco latte, zucchero bianco, del burro che ho precedentemente fuso, dello zucchero di canna grezzo e una bustina di lievito per dolci in polvere. La torta è molto semplice, intanto acceso il forno a 180 gradi statico, poi inizio a montare il burro fuso con lo zucchero. Poi rompiamo le uova una alla volta, belle fresche, mi raccomando. E le mostriamo insieme al burro e allo zucchero. Quando il nostro composto è bello spumoso, aggiungiamo lo yogurt e mescoliamo ancora un po'. E poi piano piano la farina. Quando il composto è ben amalgamato, aggiungiamo la nostra bustina di lievito in polvere e amalgamiamo bene. A questo punto dobbiamo trasferire la torta, l'impasto, nel nostro stampo, nella tortiera. Potete imburrarlo e infarinarlo, oppure, come faccio io, utilizzare lo spray staccante, comodissimo. Trasferiamo l'impasto nella nostra tortiera. Dopodiché tagliamo le pesche che sono biologiche con la buccia, le ho lavate bene prima, e le disporremo a raggiera o come vi piace di più a voi. Adesso tagliamo le pesche a fettine e le distribuiamo a raggiera nella nostra torta. Allora, quando avete finito di disporre a raggiera le vostre pesche o come volete voi, cospargiamo di zucchero di canna, in modo che si formi una bella crosticina in forno. Poi infornate per circa 45 minuti, forno statico